Amici, ecco un nuovo video ancora presente su YouTube, i social, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, eccetera. Parleremo di Müller, il yogurt, l'azienda più grande al mondo per quanto riguarda lo yogurt, per quanto riguarda l'Europa soprattutto. È un'azienda tedesca, Müller GmbH. E tutto nacque a lo yogurt, l'ho conosciuto a Potenza in quanto mia mamma maestra Geppina Morgillo mi consigliò di prendere dei fermenti lattici. Allora io utilizzai questi fermenti lattici, questa è mamma quando era giovane, e conobbi lo yogurt, quindi ci mettevo lo yogurt con i fermenti lattici e quindi facevo lo yogurt. Un giorno mi avvelenarono nei fermenti lattici, io mi trovavo a Potenza, mi misero una droga. Allora mi feci le analisi, trovai questa droga e quindi sospesi questo utilizzo di fermenti lattici. Era il 1989-1990. Mia nonna, cioè la mamma di Giuseppina Morgillo, cioè mia nonna materna, morì in circostanze misteriose a Potenza, questa qua è nonna. Morì e nel 93 che successe? Che mi misi un'azienda di yogurt che la chiamai Müller, comprai i fermenti lattici, li comprò mamma alla farmacia di Praia Mare, perché quelli là dell'89-90 erano morti perché non ci ho messo la latte, no? Allora li comprai nuovi, li comprai alla farmacia Nappi di Praia Mare e quindi nacque la Müller. Inizialmente erano un vasetto di fermenti lattici, pochissimi fermenti lattici, sono diventate decine e decine di tonnellate perché quelli crescono. E quindi l'azienda è un'azienda tedesca che non mi chiama per darmi l'utile, mi mette i soldi da parte, però non mi chiama per darmi l'utile. Il contenitore degli yogurt l'ho inventato io e la dottoressa Bayer quando ero bambino, tenevo 7-8 anni. Il contenitore moderno l'ho inventato nel 93, sarebbe quel contenitore dove si mettono i wafer, quindi le cioccolate insieme allo yogurt, quelle là che si mischiano. L'ho disegnato nel 1993 e quindi l'ho brevettato la Müller e lo utilizzano le mie aziende che fanno anche yogurt. Mi chiamo Francesco Iadaresta, sono nato a Praia Mare nel 1973, vi saluto e tante belle cose, arrivederci.